ideale per accompagnare un secondo piatto di carne e di pesce. E zucchine alla scapice, un tipico piatto della cucina napoletana. Nuova, è questo? Questo piatto è anche noto nel film di Totò, Un turco napoletano, quando Wap, Don Carluccio, elenca i piatti che a lui non gli piacciono. In questo caso, i cocuzzil alla scapice. Cibi che non piacciono allo sposo. Sì, sì, beh. Patate con l'anzogna, con il strutto. Cocuzzilli alla scapice. Zucchini sott'aceto. Ma ora, sigla! Ecco a voi gli ingredienti. 5 zucchine grandi, 70 ml di aceto di vino bianco, uno spicchio di aglio, menta fresca, olio extravergine di oliva, sale fino e olio di semi di girasole per friggere. Quando comprate le zucchine non prendete quelle là piccolissime, cioè quelle medie, quelle, insomma quelle grandi. Tipo come questa, pure se sono più grande non fa niente, eh? Ok? Togliete le estremità. Una raccomandazione, vi raccomando, quando li tagliate, questa è mia moglie, sempre rimane mia moglie, quando li tagliate, non ne facete troppo fina, cioè troppo fine, cioè una... Ah, così, si vede, eh? Ok? Perché poi quando le andiamo a friggere, si ritirano, si fa troppo sì, cioè si ritira, ok? Vai, Domingo. Scusate, sono così, è normale. Prendete le zucchine, mettete dentro la scolapasta, metteteci un po' di sale sopra, incinate un poco. In modo che si insaporiscono. In una ciotolina mettete l'aglio tritato, olio extravergine d'oliva. Sicuramente qualcuno dirà: quando extravergine d'oliva ci stai mettendo? Allora ragazzi, vi faccio a occhio. Però per le zucchine che ho fatto metteteci 4-5 cucchiai. L'aceto. Un po' di sale, allora il sale secondo le vostre preferenze, comunque mettetecene poca, girate in modo da ottenere una perfetta emulsione. Wow, che parola, eh? Che parola! E metteteci la menta, un paio di foglie e continuate a girare. Della vita, già così? Non ho sentito. Scrivete se sul mio canale, non vi preoccupate, cioè non mi pigli collera, non mi prendo collera. Andiamo alle zucchine, li prendete e li sciacquate e fatele asciugare un poco. Ora è il momento di friggere. Mettiamo l'olio di semi di girasole. Il tempo che si riscalda, prepariamo una ciotola con carta assorbente, eh? E mettiamo le zucchine. Fatele stare per un paio di minuti finché non diventano dorate. Che bellezza, eh? Mi sto facendo mia appetita, dite la verità. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, perché sennò le mie ricette non le guardate, non le vedete. Non vi occupate, mi potete dire le parolacce, non c'è nessun problema. Come vi dicevo, una volta a volte, come vi dicevo, li mettiamo nella carta assorbente. Guardate qua, va. Mia moglie, Domingo, vai, faccelo vedere, facci vedere. Eh? Vai. E fatele
raffreddare. Eccole qua. Fritte le zucchine, andiamo al condimento. Appena si sono raffreddate, prendiamo il composto, mettiamolo un poco sotto. Prendiamo le zucchine e mettiamo. Poi le andiamo ad aggiustare, le andiamo ad aggiustare quello. Finiamo di mettere il composto. Bello, mi fu. E poi prendiamo la menta. Un paio di foglie di menta sopra. Ecco fatto. E fate marinare per mezza giornata. Mamma mia, che odore, che odore, mamma mia. C'è tutto il Mediterraneo in queste zucchine. La parte che mi piace tanto. Oh! E voilà! Zucchine alla scapece! Buone, eh? E mo' assaggiamo! Guarda, mi consumo dopo. Cioè, ragazzi, commentate e poi mi fate sapere qua, allora vai il questo piatto. Ah. Ecco qua. È entrato mio figlio Francesco. Francesco, vieni, devi assaggiare due zucchine. È troppo buono. E anche questa ricetta è finita. Lo so, vi dispiace, ma ce ne saranno altre. E cioè, poveri voi. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al mio canale. Mettete un like sopra o giù, come volete voi. Commentate se volete, se vi fa piacere. Pure perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana. E in questo caso, re zucchina alla scapece. Ah, a proposito, fatemi sapere come sono venute.